ricerca inglese ha evidenziato che la carne rossa fa bene al cervello e ai muscoli. Un'altra ricerca afferma che la carne rossa aumenta le probabilità di ammalarsi di cancro del 98%, nonostante migliori le prestazioni sessuali. Il 29 settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori, la più importante manifestazione europea di comunicazione scientifica che coinvolge oltre 300 città europee. In Italia l'evento, coordinato da Frascati Scienza, sarà preceduto dal consueto appuntamento con la Settimana della Scienza, che si svolgerà dal 20 al 30 settembre, con un calendario ricco di eventi, incontri con i ricercatori, conferenze e visite nei più autorevoli centri di ricerca italiani. La Notte Europea dei Ricercatori, che quest'anno compie 12 anni, è promossa dalla Commissione europea e dall'obiettivo di avvicinare i ricercatori ai cittadini di tutte le età e di evidenziare l'importanza e l'impatto positivo della ricerca nella vita quotidiana. Un'opportunità per creare un legame tra scienza e società, per un confronto continuo su temi cruciali della ricerca scientifica. Un'occasione per far incontrare i giovani e i ricercatori e farli avvicinare all'affascinante mestiere della ricerca, diventando anche solo per un giorno ricercatori. Anche quest'anno il filo conduttore della manifestazione è il Made in Science, per una scienza intesa come vera e propria filiera della conoscenza. Tutto quello che ci circonda è scienza e lo strumento essenziale per conoscere, spiegare ed interpretare il mondo è il metodo scientifico. Uè, carissima! Una ricerca francese afferma che tenere il cellulare all'orecchio provoca il cancro al cervello. Scusa un secondo. Eccomi qua! Sì, quindi anche tu d'ottobre. Una ricerca brasiliana dice che il cellulare in tasca causa l'impotenza. Sì. Che mese? Certo! Una ricerca cilena afferma che passare troppo tempo... Basta. Ti prego, lasciami vivere. Io non ce la faccio più, vorrei vivere. Mi lasci vivere, ti prego. Senti un po', cos'è che diceva questa ricerca cilena? Beh, sentiamo. Quindi adesso lo vuoi sapere? Vorrei saperlo, sono curioso. Ormai è tardi. Dai. No, adesso non te lo dico più. Se certe ricerche sembrano dare i numeri, vieni a scoprire la ricerca che conta. Frascatiscienza.it